In questo secondo video vediamo la manica a incastro. Perché incastro? Tra l'altro spero che da tutte le parti si chiami così. Io le conosco per manica diritta, quella che abbiamo fatto prima, manica incastro questa. A incastro perché la manica, vedete, si va ad incastrare nella diminuzione che si fa nella maglia. Ora vi spiego. Voi arrivate alla misura della lunghezza della maglia che volete fare. Quando avete raggiunto la lunghezza dal giro braccio al fondo, diminuite tutti in una volta il numero di punti che determinano la differenza tra la larghezza della maglia e la larghezza delle spalle, cioè quei punti che facendo una manica a giro praticamente voi diminuireste così gradatamente per arrivare alla misura della spalla. Ecco, questa sarebbe la manica a giro. I punti che diminuite nella manica a giro, sia tutti assieme che poi a uno per arrivare alla larghezza della spalla, li dovete diminuire tutti in una volta. Quindi mettiamo che voi nella manica a giro diminuite 5 punti, poi tutti assieme, poi 3, uno per volta, 1, 2, 3, qui ne diminuirete 8. Poi per il resto è tutto uguale come la manica incastro, diminuite e arrivate poi alla misura della spalla. Per quanto riguarda la manica, allora lo vediamo qua, la manica, vedete, si deve andare a incastrare nella vostra maglia. Quindi voi dovete fare la lunghezza della manica come da vostra misura, aumentando i punti lateralmente. E questi punti devono essere uguali in centimetri, come vi ho detto per la manica diritta, devono corrispondere a questi, cioè questo, così, e questo, la larghezza, devono corrispondere. Quando avete raggiunto il numero di punti corrispondenti alla larghezza della manica, dovete fare ancora tanti giri senza aumenti quanti sono i centimetri corrispondenti ai punti che avete diminuito. Quindi avrete, inventiamo, 3 centimetri di diminuzioni, farete 3 centimetri in più nella vostra lunghezza della manica senza aumentare più punti. La vostra manica, in pratica, quando è finita, risulterà così. Un po' meglio di così, ma va bene, vedete? Dovete fare questi centimetri, devono corrispondere a questi centimetri. La cucitura sarà sempre uguale, appunto maglia come vi ho detto nel video precedente, e oltre che a cucirla qui dovrete unire questo pezzettino e questo pezzettino sempre a punto maglia. Dopodiché piegate la vostra maglia così e andate a cucire sia manica che laterale. Questo per quanto riguarda la manica a incastro. Vi saluto, andiamo al prossimo video.